Movida Loca Television, dove i più grandi eventi contano. Noi ci siamo. Appuntamento con Movida Loca Television. Questa sera la comunità laica incontra la comunità religiosa. Siamo a Santa Maria Vico, in provincia di Caserta, dove la pastorale giovanile della diocesi di Acerra, per il secondo anno consecutivo, sceglie lo spettacolo di Mario Pelliccia con la band, ovviamente Movida Loca Television, perché dove i più grandi eventi contano, noi ci siamo. Da Piazza Roma partiamo per questa grande serata. Se non ora, quando? Occhio! Monsignor Antonio Di Donna, vescovo della diocesi di Acerra, se non ora quando? La festa che prende questa domanda la rilancia soprattutto ai giovani, chiedendo ai giovani di non essere giovani da divano, come dice Papa Francesco, ma di scendere in campo, di mettersi in gioco e di reagire a questa tendenza generale che li vorrebbe passivi, rassegnati, giovani sdraiati, e noi vogliamo invece reagire, chiedere ai giovani di essere protagonisti del loro futuro e di prendersi tutte le loro responsabilità e di reagire a un mondo adulto che purtroppo li emargina. Beh, la preoccupazione della Chiesa anzitutto quella di educare, perché questa è la finalità principale, educare i giovani al senso di responsabilità, educarli alla fede, soprattutto in un momento come il nostro in cui da una parte sembra che il mondo adulto assolutizza l'età giovanile, tutti vogliono apparire giovani, anche gli anziani, anche gli adulti, però nello stesso tempo poi si emarginano i giovani che devono mendicare spesso e bussare alle porte dei potenti per il posto di lavoro o per altre cose. Questa è una contraddizione della nostra società. Monsignor Di Donna, un saluto alla pastorale giovanile della diocesi di Acerra. Pastorale giovanile c'ha sempre il mio appoggio, ringrazio Don Stefano, Don Alfonso e l'equipe diocesana che lavora molto per tutto questo. Questa volta anzi il mio compiacimento, perché
hanno pensato di venire qui a Santa Maria a Vico, in questa splendida piazza, nell'Agorà, come si diceva anticamente, proprio per annunciare la fede ai giovani della piazza, delle strade, non solo ai nostri, a quelli dei nostri gruppi parrocchiali. Grazie mille, allora all'anno prossimo. Auguri, sì, sì. E l'anno prossimo a Gerusalemme, ma soprattutto voglio rivolgere un appello ai giovani di fare un pensiero per delle vacanze insieme in Trentino a luglio. Avrei piacere di portare un bel gruppo di giovani in montagna. Già abbiamo vissuto l'esperienza degli esercizi spirituali ad Assisi il mese scorso con 50 giovani, l'esperienza è stata positiva. Vorrei accompagnare anche con l'esperienza estiva in Val di Fassa sulle Dolomiti. Movida Loca Television, dove i più grandi eventi contano. Noi ci siamo. Primo cittadino di Santa Maria a Vico, questa meravigliosa città che stasera ospita la pastorale giovanile della diocesi di Acerra. Siamo in provincia di Caserta, grazie per averci ospitati nella vostra città. Buonasera innanzitutto, è un motivo di gioia, di soddisfazione ospitare la diocesi di Acerra e la nostra diocesi nella nostra piazza, perché evidentemente abbiamo dato credito a Sua Eccellenza il Vescovo, perché siamo all'altezza di poter creare una condizione anche di svago per tutti i giovani della diocesi. Ma prima di parlare proprio del senso della serata, mi lasci fare i complimenti alla gestione della città, perché oggi facevo un giro per le strade e mi sono reso conto di trovare una città oltre che pulita, quindi questo è sintomo di una buona, ottima, eccellente gestione della macchina comunale. Sì, certo, per dell'ambiente abbiamo fatto il nostro punto programmatico. Noi siamo al 74% di raccolta differenziata, vogliamo ancora migliorare, abbiamo partecipato a un progetto rifiuti zero, quindi lavoriamo per l'ambiente, perché l'ambiente è anche salute e quindi è un obiettivo prioritario che i cittadini ci chiedevano e penso che stiamo lavorando. Perfetto, se non ora quando la pastorale giovanile della diocesi di Acerra, un evento insolito qui in Piazza Roma, che di solito nelle piazze si fanno gli eventi di tipo musicale, questa sera anche c'è la musica ma unita alla religione, l'emozione di ospitare questo evento. L'emozione è straordinaria perché mettiamo insieme due istituzioni, una laica e un'altra cattolica, e le quali lavorano in un unico senso, quello di creare le migliori condizioni per la comunità. Quindi questa sera la città con la diocesi si unisce per fare un momento di riflessione e anche di musica. Bene, i giovani sono troppo legati ormai a questo mondo social, quindi si distanziano dalla chiesa. Questa sera, secondo lei, Sindaco Pirozzi, un'occasione per riaggrupparli un po' come qualche decennio fa si faceva nelle piazze?
Questo è un motivo, è un momento per fare in modo che i giovani si distaccano un po' dai social, perché i social, che sono un momento anche di evoluzione, di modernizzazione, molto spesso portano, allontanano i ragazzi da quello che è proprio la realtà, e quindi noi stasera ci proviamo a fare in modo di creare una serata particolare dove invito i nostri giovani a lasciare i social e a stare un attimino con i piedi per terra. Grazie Sindaco Pirozzi, alla prossima Ed Maiora. Alla prossima sicuramente. Movida Loca Television, dove i più grandi eventi contano. Noi ci siamo. Don Stefano Maisto, direttore della pastorale giovanile della diocesi di Acerra, secondo anno consecutivo, se non ora quando, perché? Beh, perché sono le parole del Papa che invitava tutti i giovani ad essere coscienti della propria esistenza, a diventare protagonisti della propria esistenza, perché il Papa scommette sui giovani, la Chiesa scommette sui giovani, il Signore scommette sui giovani. E quindi a ciascuno chiede, se non ora, quando? Quando cominci a muoverti? Quando cominci a manifestare la gioia della tua vita, del dono che il Signore ti ha fatto? Don Stefano, una curiosità. La pastorale giovanile, nella fattispecie, che cos'è, che cosa fa? Io ne sono il direttore, c'è un'equipe di pastorale giovanile, c'è un altro sacerdote che è Don Alfonso Lettieri, poi ci sono laici e laiche, vale a dire ragazzi presi dalle parrocchie di tutta la diocesi, dove cerchiamo ogni volta che ci incontriamo di offrire qualcosa a questi ragazzi, di offrire dei momenti di formazione, dei momenti di catechesi, dei momenti di preghiera, dei momenti di festa, come appunto quello di questa sera, quello che ci ha permesso per 2 anni consecutivi, con grande gioia, di averti tra noi. Questa sera Santa Maria Vico ha risposto alla grande, lo stiamo guardando anche dalle immagini. Quello che ci eravamo prefissati è successo, un grande successo. Sì, sono particolarmente contento. Attraverso veramente i referenti, i responsabili di ogni singola parrocchia, hanno portato qui i giovani, hanno portato qui le loro forze, hanno messo in campo le loro energie, proprio come ci chiedeva il Papa. Ecco, se non ora quando, lo hanno fatto in questo momento, in questa serata, in questa occasione. Allora ci vediamo l'anno prossimo? Sicuramente. Grazie. Un abbraccio e grazie a tutti, grazie a te Mario. E viva Gesù. Sempre. Movida Loca Television, dove i più grandi eventi contano. Noi ci siamo.